Buonasera a tutti e bentornati nel Salottino degli Artisti. Come sempre io sono Noemi Izzo, la scrittrice di Shanter e collega intervista agli autori emergenti. Questa sera abbiamo un ospite che abbiamo già avuto con un altro ospite e oggi l'abbiamo invitata da sola. Quindi adesso vi presento Maria Antonella. Buonasera e benvenuta nel Salottino. Buonasera a te, Bentornata, buonasera anzi. a tutti. Bentornata, tutto bene? Tutto bene, a te? Tutto bene, tutto bene. Vi ricordo che i like, le condivisioni e i commenti sono indispensabili, quindi chi ci segue, come si dice, consiglio sempre di condividere, commentare, insomma, fanno crescere la live. Detto ciò, chiedo a Maria Antonella di presentarsi, dirci chi è, intanto così io condivido su qualche gruppo. Quindi prego, cara. Allora, io sono di Matera, sono appassionata di pittura, di presepi, di libri d'arte e di poesia e narrativa. Sono presidente di un'associazione culturale e niente, ho scritto questo romanzo, mio primo romanzo tutta da sola, che si chiama Cadueo. Sì, perché ho Associazione culturale? esperienze scritte. Altri. Sì, Ok. Associazione culturale, bello. beh, Bello far parte. impegnativo, ma bello, sì. Immagino ci siano tante cose da fare. Eh sì, però si condivide, si cerca di farsi conoscere, di conoscere altre associazioni, di fare eventi culturali, sia reading che presentazioni di libri, un concorso letterario. Insomma, Bello. c'è da Insomma, fare. c'è da fare, insomma, non t'annoi. Sì. Intanto saluto Manuele che ci sta seguendo. Buonasera Manuele, benvenuto. Saluto Domenico. Ciao Domenico, buonasera. Alla nostra presidente di Matera. Ah, ecco, allora vi conoscete già, dai. E beh, Domenico è il vicepresidente della stessa associazione, quindi Ah. abbiamo da combattere giornalmente per farla andare avanti. Perfetto, quindi conosci benissimo Domenico che anche lui si occupa di 2500 cose con tanta energia e tanta voglia di aiutare gli altri, quindi sono contenta. Allora, parlaci pure del tuo libro per chi non lo conoscesse. Sì, il mio libro lo faccio anche vedere, è Vai. un romanzo, un roman, H2O titola, è stato pubblicato a fine del 2021, ha partecipato, prima della pubblicazione, ha partecipato a un concorso in cui si è classificato primo e quindi ho deciso di pubblicarlo. È un romance, come dicevo, però in realtà non è soltanto rosa, perché all'interno c'è un mistero, perché c'è qualcosa di simile al fantasy, qualche Perfetto. passaggio un po' scuro, diciamo così, ecco, da interpretare. E poi aiutami a scoprirlo, a farlo scoprire. No, vabbè, in breve, giusto la trama senza fare spoiler, giusto per Noemi? sapere di... Io la so, però per chi non la sa, io già mi sono Si è portata avanti, però interrotto. io già ho sbirciato. Noemi, non ti sento. Non mi senti? Io Aspetta. sì? Senti? Io ti sento, deve essere la connessione che ogni tanto sa salticchia. Mi senti? No, a me mi dà tutta la connessione. Non so chi ci vede, se vuol dire che se mi sente o non mi sente, ma potrebbe darsi anche la connessione. Puoi anche provare a uscire e rientrare, se pensi che sia quello il problema, perché io ti sento bene. Il mio di internet va bene. Il mio va bene. Vuoi provare a uscire e rientrare? Vediamo se riesco a scrivere nella chat di qua. Bello delle dirette.
un commento, vediamo se ci sente. A me si è bloccata, quindi. Ok, eccomi. Allora, ristabiliamo la connessione di qua. Vabbè, niente, intanto vi racconto una favola. C'era una volta. No, vabbè, a parte tutto, niente, che vi posso raccontare? Ho caricato i video su YouTube, quindi se vi siete persi le altre interviste le ritrovate su YouTube. Ok, è tornata, vediamo se... Ok, mi senti Non bene sentivo adesso? più nulla, scusami No, Noemi. no, tranquilla, te l'ho scritto anche in chat privato, dico prova a uscire e rientrare, delle volte è la connessione che fa bazzecole. Importante, mo mi senti, tranquilla. Ok. Sì, adesso sì. Allora, ti dicevo, io conosco la trama del libro che mi sono già impicciata, giustamente. Però ti chiedo una sorta di breve riassunto per chi non sa proprio di cosa parla, così almeno entrano nel vivo, certo, senza dire troppo, però vai. Certo. Allora, è una storia d'amore che viene raccontata attraverso il dialogo tra due amiche dopo che la parte maschile non c'è più. È una storia non proprio lineare perché nasce costruita su un caso, sul ritrovamento di un oggetto misterioso. Che contiene all'interno anche qualcosa. Questo qualcosa fa capire alla protagonista, nel momento in cui lo ritrova, fa capire alla protagonista chi è che ha a chi fa riferimento questo qualcosa di misterioso all'interno. E conoscendo la persona, poi i due si frequentano, nasce una storia d'amore. La storia d'amore viene raccontata. Ci sono poi una serie di eventi particolari, sogni, una esperienza al limite della tipo premorte, diciamo, ecco così, un'esperienza un po' particolare. E poi un particolare attaccamento al mare da parte del protagonista maschile, ma che coinvolge anche la protagonista femminile. Clara e Alberto. Ecco perché il nome poi è H2O. H2O è proprio perché il mare l'ha fatta da protagonista quasi alla pari di Clara e Alberto, perché Alberto praticamente è innamorato del mare e molte delle vicende che riguardano i due si svolgono proprio di fronte al mare. E nel mare anche Clara ritroverà una sorta di rifugio quando Alberto non ci sarà più. Nel Certo. mare Alberto fa l'esperienza di premorte e quando ne esce fuori prende una decisione importantissima. Ho capito. E l'ispirazione invece com'è nata per scrivere questo romanzo? L'ispirazione è stata casuale. Mi era stato chiesto di scrivere un racconto a tema. Il tema era quello del momento, la pandemia. E quindi, sebbene non mi piaccia molto scrivere a tema, essendo però stato chiesto da parte di amici a cui non potevo dire di no, mi sono cimentata nella scrittura di questo racconto che partiva da un funerale. Non contenta di quello che avevo scritto per questa antologia, perché, come dicevo, non mi piace scrivere a tema, tantomeno per moda. E in quel momento la pandemia, insomma, stavamo appena allora uscendo dalla prima fase, quindi era la moda del momento, diciamo. Argomento del momento. Ecco. Allora, niente, ho deciso di riprenderlo. Sono ripartita sempre da un cimitero, ma la storia del protagonista l'ho ricostruita di sana pianta. E poiché io adoro il mare, ho trasposto nel protagonista maschile questo mio sentimento, chiamiamolo così, nei confronti del mare.
Tra favore. l'altro, l'ispirazione, anche partendo da un cimitero, mi è venuta proprio grazie al mare, perché per una serie di motivi mi trovavo in questo cimitero di provincia, per motivi di lavoro, che non starò qui a spiegare, e all'improvviso mi sono voltata sul lato destro e ho visto il mare dal cimitero, e questa cosa mi ha Come se ti fatto partire seguisse, con quest'idea. dici come se ti seguisse il mare, dici oltre che mi piace mi segue anche praticamente. Vabbè, i cimiteri hanno qualcosa di suggestivo, devo dire, c'hanno chi ci fa l'horror, chi ci fa vari racconti, hanno però effettivamente qualcosa di suggestivo. Certo, con lo sfondo del mare è anche più bello, ecco, diciamo che lo sfondo del bosco che comincia a diventare horror. Bene, Vabbè, caso allora. mio non ha ispirato l'horror, No, no, però mi certo. ha aperto il cuore vedere che da un posto così triste, diciamo, si vedesse invece questa essenza che a me Vabbè, che poi è riempie il trasformata in romantica, dai, a modo tuo, cuore. poi alla fine hai preso l'ispirazione per renderla una storia romantica, perché tanto Sì, alla sì. fine. Purtroppo tutti la andiamo, però certo se c'è lo sfondo del mare dietro è un po' più carino. Devo dire che preferirei anche io. Allora, vedete, possiamo dire che Clara, che è la protagonista, poi ha un'amica che, se non mi sbaglio, si chiama Sonia. Non mi sbaglio col Elena. nome. Elena, ecco, io con i nomi sono tremenda, rinomi, un altro rinomino pure i miei dei personaggi, non ci pare caso. Capita anche a me. Sì, ogni tanto mi sbaglio con uno e con l'altro, poi dico, ah, vabbè. E, quindi ha comunque Elena come sostegno, nonostante abbia perso Alberto, che è la figura maschile, comunque lei ha un'amica e quindi tra vari flashback riusciamo al sogno, quello che hai detto tu, riusciamo a conoscere la storia d'amore che aveva comunque la protagonista con Alberto. Poi arriva questo oggetto misterioso che ci fa entrare un po' in una sorta di mystery, di fantasy, insomma, quello che preferisci, e poi questa figura, insomma, di questo bambino, senza dire troppo, che però appare. Come hai fatto a intrecciare tutti questi punti diversi? Sei fatta CSI? Non ci hai dormito la notte? Veramente la stesura di questo romanzo è avvenuta in due momenti, distanti più o meno 6 mesi l'uno dall'altro, nel senso che ho creato una prima stesura che era molto più semplice, ovviamente, e l'ho lasciata lì a decantare. Quando ho ripreso nuovamente in mano quello che avevo scritto, l'ho letto e non mi ha convinto. Ci voleva qualcosa di più. Avevo sì abbozzato un mistero, però non l'avevo sviluppato forse abbastanza. D'altra parte, diciamo che ho scritto prevalentemente poesia, per cui questa è la vera esperienza Certo. nella parte narrativa. Per cui è chiaro che avevo da lavorare. E nel Certo. riprenderla, ecco, ho limato meglio, ho aggiunto dei particolari e insomma, alla fine il risultato è questo. Non ho percorso niente di preciso, ecco, man mano che scrivevo mi venivano in mente Nuove delle idee. linee, soprattutto perché non potevo narrare a forma di diario una Certo. storia d'amore e basta. Finita male nel Certo. senso che c'è la morte del protagonista maschile, però voglio dire, non avrebbe avuto senso, ecco, raccontare semplicemente un amore in cui in tanti comunque si possono ritrovare, per carità, senza metterci un po' di verve, per cui bisognava trovare qualcosa che un espediente per portare il lettore fino alla fine e tenerlo sul filo. E questo espediente è stato il ritrovamento di un oggetto misterioso e del suo contenuto, che verrà infatti svelato solo alla fine del romanzo. Certo. Certo, quindi diciamo, avevi già lo scheletro chiaro e poi mano a mano ci hai lavorato sopra. Sì. Succede delle volte, uno ha le idee chiare, però mano a mano che crea pure stessi i capitoli, no?
viene un'idea, dici, inseriamo Pippo, poi dici, aspetta, fammi segna Pippo, che se no ce lo perdiamo Se non strada ce lo facendo. perdiamo. Sì, perché poi il momento dell'enfasi nel capitolo è bellissimo, poi però se Pippo lo lasci solo nel capitolo 5 è un problema, quindi io poi vado lì a segnarmi. Chiudi la storia di Pippo che se no te lo scordi. Eh Poi sì, infatti. arriva l'editor che ti tira il boomerang. Dove è andato Pippo? No, guarda, già sistemato. Comunque, guarda, non mi ricordo quale autore era, però era un autore famoso che riscriveva i suoi libri più e più volte finché non era convinto, no? Cioè, lo scriveva il primo getto, poi lo rileggeva, lo riscriveva, che lo correggeva, lo riscriveva da capo. E questa cosa mi ha fatto sempre morire, perché io sono un po' così, mi è successo col primo di riscriverlo, mi sta succedendo col quarto, che ho riaperto dopo 3 anni, l'ho letto, ho detto non mi piace come l'ho scritta, riscrivi tutto, a ricomincia, stavo al capitolo 30, ricomincia dall'1, vai, a rifacciamo, pensavo di doverlo finire, invece rifacciamo da capo. Quindi devo dire che si cambia, secondo me fondamentalmente è quello, no? Cambiamo noi. Quindi poi alla fine quando vai a ritirare fuori un'opera dal cassetto che si è impolverata, dici, ah, però potevo fare meglio. Ma bisogna avere il coraggio anche di riscrivere. Io ne nella seconda fase alcune parti le ho lasciate più o meno come erano, altre le ho riscritte di sana pianta. Bisogna avere il coraggio perché c'è il rischio di affezionarsi a quello che si è già creato e di voler Sì. quindi modificare su quello, ma quello poi è il punto che ti blocca. È il punto dove non riesci poi a rendere chiaro il discorso, riagganciarlo. Quindi bisogna avere anche il coraggio di dire qui depenno e ricomincio. No, infatti ci stanno dei pezzi magari salvabili oppure da cui prendi ispirazione e dici vabbè, lasciamo quello come punto focale, però riscriviamolo, riadattiamolo perché magari si può dire meglio oppure posso inserire qualche particolare, magari c'è un pezzetto, 2 righe che ti piacciono, lo copi e li incolli dal vecchio file. Però sì, ho più difficoltà a correggere su quello vecchio e riscrivere tutto che rileggere e rifarlo, perché poi là lasci l'immaginazione, no? Cioè hai con la mente quello che devi scrivere, però vai. Invece se devi correggere, sei comunque vincolato in quelle righe, in quelle pagine, nei dialoghi, e quindi dici, oddio mio, cioè per me è una tortura, mi smorza l'entusiasmo da morire. Cosa, io devo avere la mente che vaga. Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Intanto saluto Aldo. Ciao Aldo, buonasera, grazie mille per la meravigliosa. Allora, no, comunque sanno vari tipi di autori, cioè, è bello anche perché siamo tutti vari e tutti diversi, dai. Senti, invece a chi ti legge, quindi chi finisce H2O, cosa vuoi lasciare barra trasmettere? Beh, intanto spero di aver intrigato nella lettura, perché tutti i romanzi che noi leggiamo ci devono prendere, calare direttamente nella scena, ma fare in modo che il lettore non si stanchi, quindi la prima cosa. Poi, cosa voglio lasciare? Io quando l'ho scritto non è che ci va. Che avevo proprio chiaro, diciamo, adesso scrivo perché voglio mandare questo messaggio. In realtà no, però cosa ho fatto? Diciamo, ecco, no, parlando dell'amore, visto che è un romanzo d'amore, ho creato, credo, un romanzo che parla di amore a 360 gradi. È questo che vorrei più che altro che sia il segnale che può giungere al lettore, perché c'è sì l'amore di coppia, però c'è l'amore anche familiare, c'è l'amore per la propria terra, c'è anche l'amore per la terra in cui può capitare di doversi trasferire, c'è l'amore in senso più vasto, l'amicizia è una forma d'amore. Certo. C'è questo bambino di cui tu, a cui tu facevi cenno, un'altra forma d'amore che lasciamo scoprire leggendo il libro, perché precisiamo, non è il figlio dei due protagonisti, altrimenti sarebbe più semplice parlarne. C'è l'amore per il mare. Ecco, ci sono mille sfaccettature, i mille modi di amare, i mille modi di amare che possiamo avere nella nostra vita ogni giorno. Quindi è questo il concetto principale.
Vabbè, l'amore è anche una sorta di speranza che uno stia meglio, comunque l'amore racchiude tantissime, a parte ha mille sfaccettature, ma racchiude comunque tante cose, quindi ecco, anche la speranza, chi magari ancora non ha trovato l'anima gemella, la speranza quando chiude il libro di trovare un amore così, no? Quindi insomma, l'amore è veramente, penso, una delle cose più potenti che l'essere umano possa provare, per cui racchiude tanto, ecco, solo la parola amore. C'è anche un riferimento all'amore, tra virgolette, amore, malato, perché c'è un'esperienza non proprio d'amore, di quelle che si confondono, ecco. Ok, quindi Quindi, amore tossico chiamato ecco, nel gergo, ok, perfetto. che alcune volte va a finire bene, altre male, purtroppo i femminicidi ne sono la prova tangibile, però vabbè, purtroppo ancora ci sono nel 2023. E spero che finiranno presto, insomma. L'altro giorno mi guardavo la diretta delle informazioni, insomma, di quella ragazza che era incinta. E ogni volta è un colpo al cuore, perché non ci si crede, no? Quanto l'essere umano possa essere una bestia, perché poi alla fine quello sei, va ammazzato tua No. moglie e Quello tuo ci si figlio, crede che insomma. ancora oggi, voglio Sì. dire, non basta evoluzione per superare questo problema. No. Anche se poi ti dicono uno che non ha mai dato segni, uno non ha mai dato cose, sì, ho capito, però mi sembra strano che sia sempre stato calmo, gli sia preso lo schizzo in quel momento. Bah, mo vediamo cosa diranno pure le indagini, cioè, però certo quando ha nascosto il corpo era lucido, su quello noi siamo, beh, tu dici, sai, mi prende il raptus, almeno chiama l'ambulanza, no, no, nasconde il corpo. E quello ti fa capire che non stava bene con la testa, perché insomma uno commette una cosa e come minimo chiama subito l'ambulanza e dice oh, mi è partito l'embolo. Quindi purtroppo dei femminicidi ce ne stanno veramente ancora troppi e bisognerebbe educare i bambini e le bambine a capire qual è l'amore tossico e qual è l'amore vero, ecco perché mi ero agganciata a sta cosa, perché purtroppo uno si illude delle volte ad averlo trovato e invece poi alla fine. Per fortuna alcune si salvano, mica sono tutte uguali. Però ecco, ti dispiace poi leggere sui titoli cronaca gialla, nera, quella che è, insomma, queste cose, le ragazze giovani poi, oltretutto, che hanno tutta la vita davanti. Quindi è sempre struggente per me sentire queste storie, dico sempre mannaggia. Cioè. E vabbè, quindi speriamo che i prossimi che verranno dopo di noi saranno educati a questo e non ci cadranno. Ecco, il mio augurio è questo. Quindi scusa la parentesi triste, No, ma ma è giustissimo e si allaccia benissimo perché a questo punto, visto che questo libro non fa un accenno, un passaggio su un amore di questo tipo, ma è incentrato in particolare invece su un amore che sì, romantico, però voglio dire sano, anche questo è un messaggio positivo. Ci Certo. sono delle realtà che per fortuna sono positive, sono Certo. buone, quindi non pensiamo sempre che l'amore sia un problema, ci sono anche delle realtà per fortuna. Poi, Assolutamente. durato poco per altri motivi, però. Vabbè, però era autentico, Sì, quello è autentico, l'importante. certo, perfetto. Senti, invece dal punto di vista di casa editrice, self, agenzie letterarie, così io chiedo sempre in generale, tu che esperienza puoi portarci? Allora, io ho pubblicato anche dei libri in self-publishing, però la maggioranza dei miei libri sono pubblicati con case editrici. Questo libro è pubblicato con una casa editrice, la stessa casa editrice che aveva indetto il concorso in cui mi ero classificata. Vabbè, a quel punto sono stata io a decidere, insomma, dico, vabbè, se c'è stata questo riconoscimento, cioè il concorso poi si fa in parallelo, voglio dire, c'erano anche altri classificati, non ero l'unica, di conseguenza ho deciso di pubblicare. Però a prescindere da questa casa editrice che è Illogione, anche altre mie pubblicazioni poetiche in particolare sono state fatte con delle case editrici. Ho avuto quasi sempre degli scontri positivi,
soprattutto con le ultime case editrici alle quali ho chiesto espressamente di insomma, darmi una mano anche non solo nel mio, ma anche nel loro, se vogliamo, interesse Certo. a presentarlo, a diffonderlo. E con due di queste devo dire che effettivamente non mi posso proprio lamentare perché ancora a distanza di anni mi vengono inviati i diritti d'autore, il che vuol dire che i libri vengono venduti, so che partecipano a delle fiere, in qualcuna addirittura li ho incontrati, ho visto che il mio libro era lì nel loro stand, e la riprova che è stato venduto l'ho avuta dopo. E per Certo. quanto riguarda le agenzie, allora se facciamo il riferimento al progetto Artisti, no? Che Sì, si sta. vabbè, io dicevo agenzie più proprio quelle letterarie che te prendono e poi te portano alla casa editrice, però sì, vabbè, progetto Vabbè, no, Artisti è con un agenzie in progetto. questo senso non ho avuto esperienze, la verità. Ok. No, progetto artisti più che altro sì, è proprio un progetto, diciamo un gruppo, ecco dai, agenzia no, dai, sembra progetto. Pensavo, ecco, volessi No, fare riferimento ok. perché Se è vuoi stata comunque raccontarci la una. tua esperienza, sono contenta, vai, vai. Sì, è stata una bella esperienza comunque perché c'è stata una promozione per tutta la settimana e tu lo sai benissimo perché ne fai parte, no, di Sì, questo progetto che si conclude oggi assolutamente. con questa tua intervista, il book trailer, che forse è qualcosa che è molto più facile come approccio anche da parte Sì. di chi viene a curiosare, tra virgolette, no, sulla tua Sì. pagina o vuole notizie Assolutamente. su quello che hai scritto. Capire anche il coinvolgimento che può esserci, quindi sì, positivissimo anche questa esperienza, ovviamente, sì. Perfetto, se vuoi dopo, se vuoi mettere il link del book trailer sotto nei commenti della live, fallo pure così chi vede la live e poi vuole vedere il book trailer è tranquillamente libero di, senza Va cercare bene. troppo. Ok, quindi bene, sono contenta che sei stata, insomma, coccolata da noi, dai, è sempre bello sentire un coautore che io avendo fatto sempre tutto in self, poi quando conoscevo il progetto artistico, finalmente mi rilasso 2 minuti e faccio le cose con loro perché è stancante, fa tutto da solo per quanto riguarda il self, è stancante perché comunque ti fa tutto, cioè stai scrivendo, stai paginando, stai facendo questo, quello, la promozione, il book 3, cioè è veramente sfiancante. Poi vai a accendere il computer per scrivere e ci scrivi aiuto, sono stanca. La storia della mia stanchezza praticamente, bella interessante. Quindi diciamo se posso dare a qualcun altro, io scrivo, a qualcun altro affido tutto il resto, ecco, mi rilasso e vado avanti con le scritture, diciamo così. Adesso abbiamo preso anche una casa editrice nuova tra le mani, per cui ecco, i prossimi magari do direttamente tutto a loro, io proprio me ne lavo le mani come Ponzio Pilato e mi rilasso ancora di più. Così almeno. Senti, invece hai altri libri nel cassetto, poesie, cose che stai scrivendo e che hai di ferme? Sì, beh, poesie, diciamo che la poesia, l'ispirazione può venire in qualunque momento, quindi è chiaro che quelle aumentano di giorno in giorno e prima o poi ci sarà una sesta pubblicazione. Per quanto riguarda invece la narrativa, sì, ho tre incipit nel cassetto che sono rimasti lì perché, diciamo che nell'ultimo anno ho passato un periodo molto scombussolato, un po' troppe cose da fare, per cui con tutta la buona volontà non sono riuscita a rimettere mano in modo pesante, almeno su uno dei tre che vorrei concludere, prima degli altri e vedere di pubblicare. E quindi sì, però l'ispirazione c'è lì, ogni tanto mi dice: "Oh, ma ti vuoi dar da fare?" Niente, bisogna Ma prima dare, ci bisogna stanno dei pensare alle priorità, periodi, purtroppo. ci stanno dei periodi burrascosi che non è che tu non ci pensi, però non hai proprio il tempo, oppure inizi in capitolo, poi le altre 3.000 cose a farlo, lasci là, poi Sì. cioè non essere costante, poi è controproducente, perché quando poi riapri, devi ricominciare a leggere tutto, quindi
Io dico sempre, se devo scrivere un'opera, che so, 3 mesi, tutti i giorni, però dopo la finisci, la chiudi, non sempre ci si riesce, purtroppo, pure perché il quarto e il Infatti. quinto l'ho lasciati là così e poi riaperti, ho detto no, a riscrivi tutto da capo, quindi i Ma personaggi mi infatti odieranno. H2O ha avuto la fortuna, tra virgolette, di nascere nel periodo della pandemia. In quel periodo, purtroppo, lo ricordiamo bene, che eravamo più a casa Certo. che fuori, e per cui il tempo in qualche modo bisognava C'era. occuparlo e quindi c'era. Ed era anche più facile intensificare 2 o 3 mesi Sì. abbastanza pieni, diciamo. Nel frattempo è capitato che la mia vita si è riempita di altro di botto e non mi ha lasciato tanto tempo. Come dicevi tu, aiuto, non ce la faccio più, lo direi anch'io in questo momento, perché sono momentaneamente quasi ferma. Oberata. Perché la poesia invece, quella quando viene, viene, non. Ma è Sì, vabbè. molto più immediata della narrativa, per cui alla fine quella continua, la narrativa procede lentamente. Vabbè, la narrativa devi mettere tutto lo scheletro, poi è molto più lunga, è sostanzialmente più Certo. lunga da fare, per cui è normale. Vabbè, comunque ce l'hai lì nel cassetto, quando Sì, hai un sì. attimo di tempo li tiri fuori, li rileggi e chissà che non li fai un'altra volta tutto lo scheletro e poi rimprovvisi inserendo nuovi pezzi, no? Sì. Chi può dirlo? Beh, ma lo scheletro c'è. appunto. Ma va fatto tutto il lavoro. Sì, però magari, che ne so, tra 6 mesi lo ritiri fuori, c'hai un'altra idea Ah, brillante e la aggiungi allo scheletro che c'era, no? Quindi viene ancora meglio. Magari c'è un perché in quel periodo siamo fermi, chi può dirlo? Magari è il destino che ci fa star fermi. speriamo di no, se penso al motivo per cui siamo stati Ah, fermi. vabbè, no, io ti Speriamo parlo che di. invece ci sia semplicemente un po' più di tempo e Sì, un po' di calma. certo. Assolutamente. Perfetto, io ti ho chiesto tutto quello che volevo chiederti, non so tu se vuoi aggiungere qualcosa. Vabbè, immagino tanto i tuoi libri sono su tutti gli store online e Sì, tutte le librerie, sì, quindi sì, sì. scrivendo il tuo nome non è difficile trovarti, immagino. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, io ho fatto. Penso che più o meno abbiamo detto quello che era necessario anche per incuriosire. Perfetto. Quindi poi E c'è. niente, guarda, dopo la ricaricherò su YouTube, così poi ti mando il link, così chi la vuole rivedere anche in differita ci può rivedere. Ricordo sempre i like, i commenti, le condivisioni anche dopo che noi abbiamo fatto la live, sono sempre fondamentali e per sostenere noi di Progetto Artisti, ma anche l'artista in questo momento che è Maria Antonella. E niente, ci vediamo la settimana prossima e con Maria Antonella quando avrà il prossimo libro sarà un piacere rinvitarla. Noi siamo sempre qua e i contatti li hai, per cui Ti ringrazio. grazie. Un bacione enorme a tutti e buona serata. Grazie, ciao. Ciao, grazie, ciao. A te.